Allora, buongiorno da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra. Vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega. Visto che ho sistemato un'antenna rack, ne è arrivata un'altra. Allora, pensando di fare cosa utile ad altri colleghi, vi illustro nel mio piccolo lo smontaggio e come si sistema poi l'antenna. Perché è un peccato, è un'antenna di un certo costo e semplicemente per incuria e tempo passato ha gli effetti della sua vita radioamatoriale. È un'antenna per la banda dei 70 cm in questo caso, connettore N. Io applico la sera prima dello spray per bloccare le viti. Inox e alluminio hanno un bruttissimo contatto e quando si bloccano bene. E procediamo allo smontaggio e a vedere un po' cosa c'è dentro. Quindi, allora, con tanta pazienza, allentiamo le quattro viti che tengono il connettore N che fa da tappo di chiusura alla base dell'antenna. Le viti poi le cambieremo, eh. Tanto è viteria in inox in passo metrico. Ah, un consiglio. Spesso capita che l'incavo della vite sia danneggiato, al che si sacrifica la bisogna una chiave Torx. E a forza si ficca dentro. Dunque, allentato l'ultimo dado, possiamo sfilare l'antenna. Con calma, che non ci sia niente di incastrato, e apparentemente sembra che non sia entrata acqua. Questo è lo svitol che ho dato ieri sera. Sì, ok. Ci siamo. Direi che è a posto. Dunque, diciamo che a parte una lieve ossidazione qui al connettore, ma sono tutti elementi in acciaio inox, quindi una bella lucidata e siamo a posto. La struttura centrale, l'elemento principale dell'antenna, l'elemento radiante, non ha nessuna traccia di ossidazione, quindi ok, tutto a posto. Sistemiamo quindi la rimanente parte estetica. Ok, cambiate le viti, pulita, riassemblata, e manca il tappo di chiusura che è in fase di stampa e poi la proviamo. Ok, è rifatto anche il tappo. Ora non resta che provarlo. Certamente riprendere lo schermo del nano VNA è un'impresa persa in partenza. Comunque, 433.700, 1,04, impedenza 48.2, se ci leggo bene, non lo so, 49.2, 49.